Un minuto con Padre Pio dai luoghi di San Giovanni Rotondo, dalla bellissima chiesa di San Pio da Pietrelcina, per raccontarvi storie di devozione, storie di grazie ricevute, le vostre grazie ricevute. All'indirizzo email in sovrimpressione arrivano tantissime storie che un po' alla volta stiamo cercando di raccontarvi, come ad esempio la storia di Pasquale. Pasquale che tutto accade nel luglio del 2012, il 23 luglio, era sabato. Scrive Pasquale: mi svegliai con un dolore al braccio sinistro. Il dolore dopo poco si accentuava ancora di più. Stavo a letto, di colpo mi alzai perché la cosa stava peggiorando. Uscii fuori dal balcone. All'interno del palazzo era solo con la figlia Erika, che all'epoca aveva 8 anni. Mi vide affaticato, sudato, mi disse: papà, ma che ti succede? Io gli risposi: non mi sento bene, mentre gli sussurravo qualcosa, ma sentivo che il mio corpo subiva una forte, ecco, usa questa espressione Pasquale, una forte corrente che lo trapassava, lo passava. Ed incominciò così a sudare continuamente in una maniera pazzesca. Poi subito dopo un affanno soprannaturale che andava oltre il suo respirare, e quindi capiva in quel momento, erano attimi, che la situazione stava degenerando. Premettiamo che Pasquale è un grande devoto di Padre Pio, allora in quel momento, quando alza gli occhi, stava quasi cadendo a terra, vide, lui scrive, qualcosa di meraviglioso. Vidi un saio, un cordone, e poi alzai ancora più gli occhi e vidi un uomo con la barba che lo guardava col sorriso. Era Padre Pio, scrive. Una settimana prima mi ero addormentato sul divano e ad un tratto mi svegliai e percepii che forse c'era proprio Padre Pio nella mia stanza. Era come se lui volesse darmi una sorta di mi volesse avvisare, una sorta di campanello d'allarme. Ecco, detto questo, continua Pasquale nel suo racconto, mi portano in ospedale. Quando arrivo lì mi vanno a diagnosticare un infarto, ma siccome lì non c'era posto mi trasferiscono in un altro ospedale con urgenza. Quindi arrivo, mi siedo subito, mi portano subito in sala operatoria, e lì tutti i diversi interventi del caso, e risulta essere un infarto di grossa entità. Ma il cardiochirurgo che arriva gli va vicino e gli disse: signor Serio, ecco Pasquale, di Serio, chi santo avete voi in paradiso? Perché per le vostre coronarie voi non dovevate stare qui, anzi in questo momento dovrebbero essere tutte spappolate. E Pasquale rispose: il mio santo in paradiso è Padre Pio. E il dottore disse: di sicuro, perché lei ora non dovrebbe stare qui, anzi dovrebbe essere in obitorio.